caro Nicola, caro. Ti posso fare delle domande per piacere? Da lontano? No, da vicino. E vieni. Arrivo. Madonna mia, che emozione andare a casa del professore. Signori, sono a casa del magico professore, ormai diventato un mito per tutti i No Global. Buongiorno carissimo Nicola, noi siamo, tu mi hai cresciuto, lo sappiamo, quindi ci diamo del tu, siamo amici, abito di fronte. Io ti devo chiedere, non ti devo chiedere, ci devi raccontare cosa è successo ieri con quel post incredibile. E tu, diciamo, perché ti sei affacciato? E questa mattina, quando sei uscito di casa, che ti è successo? Ma è molto facile, perché io di solito, quando ho voglia di leggere, mi metto davanti alla porta su una panchetta e leggo, così prendo un po' di sole, poi il punto è più ventilato. Io lo so benissimo. E allora mi metto lì e leggo. Quel giorno ho sentito il rumore del gruppo musicale, il suono del gruppo musicale, e sono, ha detto, beh, adesso stanno scendendo, vediamo chi c'è, e sono andato al balcone, ho lasciato il libro sul muretto e sono andato al balcone. E la cosa, cioè, mi è sembrata abbastanza, perché non è che fosse tanto numeroso il gruppo, però era una cosa, la cosa che francamente mi ha un pochino attratto, perché sono passate Di Maio e il Signo che mi hanno salutato amichevolmente, a cui ho risposto. Però a due metri al loro fianco c'era pure un altro, proprio con, una, con uno sguardo truce, così che poi senza far nome era il presidente della regione. Che era e lui così, non ti ha salutato? No, ma al di là del saluto, ma proprio a vedere, forse perché per la sua mentalità era indegno il mio. Certo. Allora mi sono reso conto che forse avevo sbagliato, però non me ne fregava niente. Quindi adesso, mai il sindaco ti hanno salutato? E non hanno badato al fatto che fosse anche senza maglietta. Sorridendo, no. Invece quella forza di cui perché ci ho parlato, guardando che era senza maglietta proprio... Cioè il fatto che ti abbiano salutato. No, è da ed è molto indicativo questo, perché la folla che veniva dietro era folla, non erano molto numerosi, però il gruppo che veniva dietro era... Cioè tutti ben vestiti, tutti con la cravatta, con gli abiti, e io addosso nudo, che è una cosa proprio... Un contrasto. Era un contrasto, mi faceva ridere un po', e dopodiché poi se ne sono andati e tutto finito lì. Tu mi diceva, ieri mattina alle 6 cominciavano ad arrivare i primi, le prime fotografie, ma da tutta Italia, a me, ad Anna Grazia, tutte le fotografie... Ma già da ieri mattina? Era mattina dalle 6 in seguito. Oh. Tutta fino a ieri sera, vecchi amici che non vedo da anni, vecchi ospiti che mi avevano visto, mi avevano telefonato, perché era una cosa incredibile. E la cosa mi ha fatto un po'... Quindi anche gli ospiti della tua struttura che hai qui nei Sassi, del B&B che hai, ti hanno contattato? Ma eri tu, sei tu, perché... Pazzesco. Ma bello anche, perché certo. Per loro è una questione di ricordo, una cosa piacevole. Sì. Invece, quello che a me preoccupava era questa massiccia, molto massiccia adesione, molto massiccia... Massiccia no, coinvolgimento, no, dico coinvolgimento, molto massiccio. Possibile che un fatto così minimo, tutto sommato, non ho fatto niente, anziché leggere come al solito mi sono affacciato al balcone. Possibile che comporti una cosa dentro, possa avere una rilevanza così. I social sono questi, è un'immagine potente, allora, di contrasto come hai detto. Vedi, questo è molto indicativo, perché io ho notato, ogni tanto ho letto qualcosa, il numero delle parole, proprio le parole sono quasi sempre uguali, sia quelli a favore che quelli contro, però le parole sono sempre le stesse, quindi fare un'analisi linguistica in questo sarebbe interessantissimo. Ah, dici i commenti? No, proprio a leggere i commenti. I commenti a riguardo. Tu hai scritto 12 parole dicendo 6 delle quali sono comuni a tutte le altre, o più che ne so, è una cosa, da un punto di vista linguistico sarebbe, posso rispondere? Da un punto di vista antropologico, da un punto di vista sociale, facciamolo questo esame, perché forse potremmo capire quali sono gli strumenti attuali della comunicazione all'interno di questa società. Sì.
e soprattutto questi social che sono comunque una cosa nuova, una novità. Io dico, quando si stampava 1984 non esistevano i social, però quello allora aveva visto una cosa simile. Voglio dire, Chomsky ha visto qualcosa di simile con il linguaggio, cioè queste persone come delle nomi, ci sono stati degli studi che in un certo qual modo prefiguravano questo. Ma la cosa che fa più paura, quali potrebbero essere i risultati di un uso inappropriato di questi social? Cosa dobbiamo fare? Utilizziamoli, sì, però contemporaneamente andiamo a vedere come utilizzarli. Cioè cerchiamo di indurre coloro che partecipano, coloro che li usano, a un minimo di analisi. Incredibilmente giusto, è giustissimo. Perché secondo me è vero. Che sono troppo, è una potenza. E quello è la tua foto, l'ha dimostrato. Forse piacciono le mie tette. Nicola, io ti ringrazio per questa bellissima, chiamiamola intervista, per questa chiacchierata che ci siamo fatti. Noi siamo abituati qua, ci conosciamo da 40 anni solamente. E ti saluto dal viaggio a Matera, che è la nostra pagina, e ovviamente ti ripeto che sei diventato il nostro mito. Ciao caro. Grazie, grazie. Speriamo diversamente. Ciao. Ma guarda Paolo, è grave. È grave, ma se tu pensi quanta adesione, quanta... Ma perché?